Giuseppe Giannini, il principe. Beh, Giuseppe, come Agostino, venendo romano, romanista, venendo dalle giovanili, la carriera tutta fin da bambino nella Roma, colui che c'è stato dall'81 al 96, quindi altri 15 anni, tipo Sergio Santarini, giocatore che molto bello da vedere, elegante, anche per questo il suo famoso soprannome del principe. Giocatore che però ha vinto poco in relazione a quello che poteva e a quello che era la sua dedicazione. Numero 10 anche lui. Dunque, i suoi dati statistici sono 3 Coppe Italia, 84, 86, 91. E 437 partite con la maglia della Roma e 75 gol, che per un centrocampista sono una notevole cifra. Giuseppe, diciamo che già dall'inizio della sua carriera nell'81, in quel Roma Cesena, esordisce nella Roma di Paolo Roberto Falcao, in un Roma Cesena a pochi minuti dalla fine, e lui fa un errore nel passare la palla a Paolo Roberto. Purtroppo l'attaccante cesenata, se non mi ricordo male, era signor Schachner, se ne va e il Cesena vince 1-0. Quindi è stato battezzato in una maniera un po' infelice, diciamo così. Però assolutamente Peppe è altro mio idolo del passato, altro mio capitano romano e romanista, che ha sempre lottato per i colori con molto amore, anche con bravura. E praticamente lui, io i ricordi di campo suoi sono legati a diverse partite, a diverse rimonte, qualcuna riuscita, qualcuna no, purtroppo. Voglio ricordarlo principalmente con un 3-0 fatto in un derby dove noi eravamo spacciati e tutti i giornali addirittura avevano fatto una classifica, no? Uomo per uomo, giocatore per giocatore, in cui la Lazio vinceva 11-0 e invece sul campo Balbo, Fonseca e Cappioli con una attuazione del principe meravigliosa. Fine partita con lui e Carletto Mazzone sotto la curva con il 3, portato in trionfo. Fu una bellissima domenica. Ovviamente io quando parlo di questi dettagli sono i dettagli che io personalmente ho vissuto, quindi non mi invento cose da dire così a vanvera. Sono la presenza fisica nel luogo dell'evento. Perciò Giuseppe è stato un grande capitano. Io ho amici, qualcuno forse sta assistendo a questo video, che ha sempre contrastato questa mia idolatria per Peppe, come per qualche altro giocatore, perché ha ritenuto lui inferiore o sopravvalutato, come giocatore. In ogni caso, Giuseppe è uno che ha dato tanto alla Roma, è un romano, è un romanista ed è stato il mio secondo capitano romano romanista. Quindi questa famosa storia che unisce un giocatore romano e romanista con la fascia da capitano è qualcosa che credo che pochi club al mondo hanno e noi siamo uno di questi. E perciò vi lascio con Giuseppe, che oggi è un opinionista e allenatore di calcio, e con i bellissimi ricordi della sua chioma correndo per il campo. Un anno bellissimo fu anche quello di Corradice, l'anno dei mondiali che l'Olimpico era chiuso e si giocava al Flaminio, dove una squadra che arrivò sesta alla fine del campionato, ma ci diede molto amore alla maglia, era bellissimo vederli giocare.
c'era molta unione tra pubblico, tra tifosi e squadra, e lui ne era il capitano. Un grande abbraccio. Bene, eccoci qua. Spero vi sia piaciuto il video su Giuseppe Giannini, il principe. Io sono tornato per ricordarvi appunto che questo video che avete visto fa parte dell'insieme, del totale sul video dei miei 5 capitani che voi potrete assistervi. Basta cliccare qui. E cliccando qui potrete iscrivervi al mio canale e poi mettete un like, una condivisione. Vi saluto e vi abbraccio a tutti.